c'è un dato importante, cioè che finalmente abbiamo la consapevolezza e la certezza che il Franchi verrà completato. E questo porta ad una riflessione, la mia riflessione. Durante il mercato invernale, caro Andrea, quante volte ci siamo trovati a dire: ma come fa la Fiorentina a investire, non sa dove gioca, non sa quanto dovrà stare lontano da Firenze? Tutte perplessità che erano assolutamente comprensibili, giuste. Un imprenditore, un grande imprenditore, deve avere delle certezze quando prepara i suoi piani di battaglia, battaglia calcistica ovviamente in questo caso. Ecco, chiarire la vicenda di Franchi mette ora sul tavolo di Rocco Commisso uno scenario chiaro. Sì, potrà esserci qualche mese in più o meno di differenza nel completamento del Franchi, ma sicuramente non si lascerà Firenze, sicuramente si giocherà da Firenze anche le coppe, se le conquisteremo, sicuramente in un tempo stabilito che Firenze avrà uno stadio nuovo, adeguato e moderno. E allora, a questo punto non ci sono più alibi. Se veramente, come io spero e come penso, Commisso ha voglia di far crescere la Fiorentina, anche il problema stadio ora non è più un problema, ma una spinta a investire i soldi necessari per fare una squadra forte.